Vecchio memoria, ho sempre amato le parole, non le chiacchiere, quelle vuote. Parlo delle parole, quelle dense di significato, che reggono i discorsi anche da sole. Con tre sillabe spieghi uno stato d'animo, non hai bisogno di frasi di un periodo complicato. Non ho bisogno di basi in un periodo complicato, piuttosto bisogno di dire addio. www.ano.it, direttamente dallo spazio Aurora. Siamo qua dopo tanto tempo che non facevo video interviste, con il nostro caro e buon vecchio Ray. Cerca di spiegare a una persona che non sa niente di rap chi sei, chi è Ray. Rage è Alessandro Bella, nato nella provincia di Torino il 20 agosto del 1983. All'età di 16 anni ho scoperto la cultura hip hop, specificatamente la musica rap, grazie a alcuni amici che già ascoltavano dischi che avevano poi segnato l'epoca del periodo. E quindi mi ci sono dedicato, prima come solista, poi con un gruppo che si chiama One Mic. Dal 2004 ad oggi ho prodotto qualcosa come 6 o 7 prodotti ufficiali. Vabbè, inizia, no? Quindi voi, cari utenti che non sapete che cos'è il rap e chi è Rage, capre, e poi imparate cos'è Addio. Addio è un nuovo disco che è uscito 3 giorni fa, esattamente il 2 maggio 2012. È un nuovo album da solista, io uscivo dal nuovo disco di One Mic, che era commerciale, che era uscito nel 2011 ad aprile, e da Cane di Paglia, che poi riprende il commerciale, l'integrazione del disco, se vogliamo. È andato bene anche quello, no? È andato molto bene, è stato un anno strepitoso per i One Mic, sia a livello di tour e date, anche andati in MTV. Te lo saresti mai aspettato? No, assolutamente no. Cioè, grazie. Tu dici, io sono Alessandro Bella, nato di qua, nato di là, e... proprio stato casuale, cioè, esatto. Non è che è uguale, non sentivo parlare. Un ragazzo, come dici nei tuoi testi, un ragazzo di periferia che cerca di andarsene via, che adesso si ritrova comunque nell'ambito hip hop, ormai questa piccola nicchia che si sta aprendo molto di più, a un punto che va a MTV. MTV che per noi vecchi era comunque un canale privato. Sì, privato per un certo tipo, esatto, di musica che era pop, però, o mainstream se vogliamo, però a tutti gli effetti oggi il rap non è calcolato nel pop. Ma che? Ciancio alle bande e bando alle ciance. Parliamo di Addio. Questo qua è il disco, in formato iTunes, 15 tracce. 1. Perché addio? 2. A chi ti sei affidato come produzioni? 3. La scelta delle tue tematiche. Ok, allora addio perché per me segniamo un punto di svolta a livello personale, e quindi doveva essere un modo per dare un taglio netto a certe situazioni o a certe esperienze che si erano venute ad accumulare nella mia vita personale. Quindi addio, questo taglio netto si sente anche all'interno del disco, un po' il filone, il filo invisibile che collega tutti i pezzi. Le produzioni sono affidate a quelli che per me sono i migliori beatmakers in circolazione in Italia, quindi sto parlando del Vox P, che fa la parte. Beatmakers vuol dire, per gli ignoranti? Sarebbe la figura nell'hip hop, cioè nel rap, nella musica rap, di colui che produce musicalmente il brano. Potrebbe essere l'equivalente di un pianista per qualche altro genere musicale. Grazie. Quindi i beatmakers che ho contattato per questo lavoro sono Vox P di Torino, che fa la parte del leone perché produce più tracce rispetto agli altri. Big Box. Poi c'è Raiden, della Metro One Mic, che produce un beat. Orthopedic, grandissimo beatmaker di Perugia. Poi c'è Mastermind, Rufio dei Two Fingers, Big Joe di La Soul Palermo. Poi c'è Drop, che è un ragazzo di Torino, ed è Magista, a cui è affidata la produzione del pezzo New Roots, che è un musicista vero e proprio, perché di
diplomato, laureato in conservatorio, e via discorrendo. Poi a questi beatmaker, che chiamarli beatmaker è riduttivo, io preferisco chiamarli producers, a loro ho affidato, cioè ho affiancato dei musicisti veri e propri, quindi Marco Zangirolami, che produce due pezzi, che è un po' il Karate Kid del rap italiano. Infatti secondo me dovevo tenerlo un po' più nascosto, perché ora lo stanno usando tutti. Poi oltre a Zangirolami c'è Alessandro Bonotto, che è un batterista che ha suonato in due o tre pezzi. Poi ci sono invece le chitarre appunto di Drop, che è un chitarrista che ha prodotto anche un beat, però ha suonato anche le chitarre in un pezzo. Credo di aver detto tutti. Ah, Mastermind, in uno dei beat suona dal vivo l'armonica bocca. Le tematiche. Esatto, le tematiche. Vai. Le tematiche, ti dicevo, c'era questo filo invisibile teso all'interno del disco, che è appunto l'addio, quindi il volersi allontanare da certe situazioni, certe cose che mi si erano accumulate nella vita. Le tematiche sono quelle che trattano i miei giorni, insomma le mie abitudini, le mie paranoie, le mie prese male. Quanto è cambiato Rage da Tora Kid? Tantissimo, ma perché è cambiato umanamente ancora prima che artisticamente. In chili? In chili anche tanto, no? Ho perso 40. No, beh, il discorso è che adesso ultimamente fa moda e fa bello riempirsi la bocca con il è il meglio prima, no? Come stato. No, ma i rapper fanno un po' tutti così, come tutti i dopo dicono non sono più il dog di Metista, dicono Rage non è più Rage di Tora Kid. Rage è sempre Rage. Basta. I featuring Gans, Raiden, poi vediamo Enigma, Salmo e DJ Slate. DJ Slate e DJ Tsura e poi il ritornello Attila. Il disco esce per The Siphon Group, che è la mia etichetta vera e propria, con la quale ho firmato a settembre un contratto per due dischi, produzione per il terzo. Poi loro mi hanno affidato alle registrazioni, insomma, per seguirmi, a Trumer Records, che è un'etichetta di Torino, che in questo caso fa solo da tramite. Ok, siamo arrivati, basta, perché comunque se volete altre informazioni vi comprate sto cazzo di disco e non ci asciugate più. Ti lasciamo questa versione, che non abbiamo la versione fisica. Non abbiamo la versione fisica perché il CD è finito. Esatto. Io non ne ho più, l'etichetta non ne aveva da mandarmene. E siamo arrivati al nostro famigerato angolo della puttana, dove il nostro caro artista dovrà convincere chi non è del genere a comprare sto benamato cazzo disco. A chi non è del genere? Zoom sugli occhi. Beh, perché intanto chi è del genere già l'ha comprato, lo comprerà. Che non avrà genere, posso dire, sicuramente questo è un tipo di rap che può piacervi, anche se, specie se non amate il rap convenzionalmente riconosciuto come tale. E poi perché è bellissima la copertina, se sei una ragazza io non sono tanto male nella copertina, se sei un ragazzo di fianco a me c'è un culo e niente male, quindi dovresti comprarlo. Progetti per il futuro. Progetti per il futuro, dormire un po'. Sì, sei appena all'inizio, vuoi dormire. Ma va pur che te va. Ma io non dormo da un po'. Vorrei dormire un po', quindi continuo a tenere. Ok. No, andare in giro, promuovere il disco, un po' di storia, adesso le date usciranno piano piano. Ok, dove ti si può trovare? Sul web? Sul web, pagina Facebook ufficiale, facebook.com/regioofficial, twitter.com/regioofficial, oppure il mio sito che andrà online tra un po', www.rage.it. Le grafiche del disco da chi sono state affidate? Foto di Massimo Zura Contino e grafiche di VoxP. Minchia, VoxP veramente è un tuttofare. Comunque, siamo arrivati alla fine di questa video intervista. Se avete qualche domanda da fare, la fate dove lo potete trovare direttamente online. Che dire, ragazzi, Anu.it ha proposto questo disco, addio, quindi noi vi diciamo semplicemente, senza troppe parole, addio ragazzi, addio Carlito, Rage, Anu.it, Luigi Farrauto ai tecnici. Check it out.